vuole rilasciare qualche dichiarazione. Salve, salve, salve. E vuol parlare un po' del Crotone. No, non vuole parlare perché siamo tutti in attesa. Vieni qua, dove va? Vieni qua. Non vuole vedere. Ci ha mannati peggio. Sì, hanno fatto proprio pietà. Sì. Sì, sì. Confido nella giustizia sportiva sicuramente, perché penso che, cioè, bisogna crederci, poi... Quindi lei considera questo scandalo pari a Calciopoli? Sì, assai, è uno scandalo proprio scandaloso. Vuol dire che c'è un qualche cosa di sotto. Vi presento il mio amico vicino di casa, il signor Parise Antonio, e lui mi protegge di delucidazione perché è anche un grande tifoso del Crotone. È un'ingiustizia sportiva, come penso la maggior parte delle persone, anche perché è accaduto precedentemente in anni passati, e tutti quelli che hanno fatto questo tipo di attività illecite hanno poi pagato, diciamo, sul campo pure. Quindi è una brutta cosa quella che è successo, ma non per noi del Crotone, ma secondo me su scala nazionale, proprio la figura proprio che fa il calcio italiano questo. Sono poco fiducioso, anche perché quello che doveva fare il tribunale qualche giorno fa non l'ha fatto, e sono poco fiducioso, anche se la speranza è l'ultima a morire, però stiamo apprendendo che ci possiamo fidare poco delle autorità e... Poco, secondo me daranno una penalizzazione da scontare nell'anno, quindi... Al 90% loro sono dell'Alta Italia, loro, e c'è il governo le protegge queste qua, specialmente signor come si chiama? Campedelli. Questo qua. Il mercato del Crotone, mi è piaciuta l'idea che sta mantenendo parecchi giovani dell'anno scorso che non hanno avuto spazio purtroppo, avendo alcuni veterani. Abbiamo acquistato anche qualche giocatore, penso che sta facendo bene per la Serie B, sta facendo un buon mercato. Perché sei in Germania? È perché c'è il lavoro. Ecco qua, ha vinto, poi possiamo andare. Io confido nella giustizia sportiva, poi speriamo che... Allora, quando non si presenta un imputato a una causa importante, un bene condannato lo stesso, anzi secondo me è peggio ancora. Secondo me è una cosa già che è stata decisa a tavolino. Perché non c'era nessun bisogno di processi, di cause, di cose. Per quello che ha fatto il Chievo Verona, direttamente doveva andare, doveva scendere di categoria, quindi doveva andare in Serie B. Dove stanno facendo tutto questo? Procedure, cose. Sono tutte cose campate proprio per fare slittare in modo che il Chievo resta in Serie A e il Crotone resta in Serie B. Ah, chi dei tuoi genitori di Crotone? Tuo padre o tua madre? Mia madre. Ah, tua madre è di Basilicata Lucana. Ah, Basilicata Lucana. Ma speriamo, Madonna, che va tutto bene per noi. Ci deve sentire tutta Italia cos'è Crotone, perché noi siamo onesti, quelli che non è il Chievo Verona. Ilaria e Nicola come stanno? Ilaria e Nicola stanno bene. Ah. Ci sono state tante male fatte per noi. Speriamo che non sia anche domani male fatta. Un saluto, almeno un saluto a Danilo Roberto. Ma no, un salutissimo grande. E per finire, come si dice? Forza Crotone! Sempre! Sempre. Forza Crotone! Sempre! Forza. Sempre. Sempre Forza Crotone! Grazie, grazie! Oh, oh, oh. Forza Crotone, Forza Crotone! Sempre. Sempre Forza Crotone. Sempre Forza Crotone, sempre, sempre Forza Crotone. Sempre, grazie. Forza Crotone.